Siccome nessuno si è degnato di rincorrerlo e implorarlo di restare, alla fine Romano Prodi ha preferito il beau geste. La comunicazione è ufficiale, farà il nonno. Abbandona la politica italiana e pure quella europea. D'altronde Walter Veltroni non gli ha lasciato molta scelta. Da quando è sceso in campo il leader del Partito Democratico fa di tutto perché gli italiani dimentichino. Dimentichino che il nuovissimo partito veltroniano era ed è tuttora l'azionista di maggioranza di un governo detestatissimo. Vi ringrazio. Dopo la caduta del governo, Romano Prodi è scomparso dai discorsi veltroniani. Appena una citazione durante l'apertura della campagna elettorale a Spello e nei giorni successivi solo qualche vago ringraziamento a mezza bocca. Ma si può fare? Evidentemente sì, perché con l'aiuto di stampa e TV Veltroni è riuscito in un miracolo. Il presidente del Consiglio è scomparso. Sì! Pochissime le apparizioni ufficiali di Prodi, poche anche quelle informali sotto casa a Bologna. Nessuna partecipazione alle iniziative elettorali. Veltroni e Prodi, con ogni probabilità, saliranno insieme sul palco una sola volta durante la chiusura della campagna elettorale. Una circostanza inevitabile, dato che il professore, pur facendo buon viso a cattivo gioco, non sembra avere la benché minima intenzione di cedere la poltrona di presidente del Partito Democratico. Ma se Prodi è lo scomparso più eclatante, la lista dei ministri scomodi che Veltroni è riuscita a far sparire d'incanto è lunga. Bevidi bobidi bu, fa la magia, tutto quel che vuoi tu, bevidi bobidi bu. Il ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa, ad esempio, chi l'ha più visto? Passata la storia recente per aver con entusiasmo definito bellissime le tasse, il super tecnico di Prodi non sarà presente nel prossimo Parlamento e tornerà al lavoro accademico. Bevidi bobidi bu. Fa la magia, tutto quel che vuoi tu, bevidi bobidi bu. Con lui sparisce il suo vice, l'odiatissimo Vincenzo Visco, che gli italiani associano immediatamente all'aumento della pressione fiscale. Bevidi bobidi bu. Zitto zitto se ne sta anche Giuliano Amato. Il ministro degli interni non ha fatto una gran bella figura. La sicurezza è in testa alle preoccupazioni degli italiani. E per non farsi bocciare da Veltroni, Amato ha deciso di farsi da parte, per ora, e cedere il posto ai più giovani. Bevidi bobidi bu. Persino Piero Fassino, ex segretario dei DS, si vede poco in giro. Troppo legato all'avventura prodiana, è stato mandato in Birmania ad occuparsi dell'emergenza dei monaci. Bevidi bobidi bu. Grande imbarazzo provoca nel nuovo Veltroni lo scandalo dell'immondezza a Napoli. Perciò, meglio che non se ne parli. E soprattutto, meglio che il ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, si faccia vedere in giro il meno possibile. E questo, dato il presenzialismo del leader dei Verdi, è davvero un mezzo miracolo. Attenti però, a volte ritornano. Ha 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 ha!